solidarietà, ma anche tutto quello che ha a che fare con il percorso che è iniziato, se vogliamo, ufficialmente da Viale Scala Greca con il Bosco delle Troiane, quindi anche questo aspetto legato poi al Natale. Guarda, io sono veramente, veramente contentissimo stamattina perché stiamo inaugurando un albero che mi piace tantissimo, è sicuramente l'albero più bello quest'anno in città perché è fatto dai bambini, con Siracusa Città Educativa, un albero ecologico, sostenibile, con ogni asse di legno che come vedete è stato dipinto a mano dai bambini. I bambini oggi sono qua, sono loro che hanno fatto quest'albero, non c'è niente di più bello di vedere i nostri figli, i nostri bambini, le nuove generazioni che partecipano nel rendere la nostra città non solo più sensibile ad alcune tematiche, ma ancora più inclusiva. Loro, i bambini, sono, io lo dico sempre, i miei cittadini preferiti, e quando riusciamo a coinvolgere loro in tutto quello che fa la pubblica amministrazione abbiamo sicuramente raggiunto uno degli obiettivi più importanti. La scuola è quell'ambito in cui tutte le reticenze, che inutile non dirlo, si registrano in città, invece fortunatamente in un attimo possono essere superate. Io dico sempre che la nostra scuola, in particolare la scuola siracusana, è un'isola felice. Abbiamo, in questi giorni sono stato ai presepi, ci sono i presepi anche oggi, dei presepi viventi fatti dai bambini, c'è una qualità nel corpo insegnante, una partecipazione delle famiglie, e ogni volta che io mi trovo in un contesto scolastico mi rendo conto di quanto sia ricca sotto questo profilo la nostra città, e questo non può che trasformarsi in una splendida speranza per il nostro futuro. Vedere tutti questi bambini qui attorno a questo albero che ha tanti significati, lavorare insieme, l'aver utilizzato materiali sostenibili, l'aver lavorato sia all'interno di logiche intergenerazionali, no? Adulti e bambini insieme, è già di per sé un grande significato. E credo che è questo che dobbiamo andare a riscoprire, il lavoro insieme, superare le difficoltà di una comunità che fa fatica a volte a dialogare, trovare i punti di incontro, e su questo dobbiamo partire dai bambini. Loro sono chiaramente il nostro futuro e non è solo retorica, ma a loro dobbiamo dare l'esempio per andare verso questa direzione che è l'unica possibile.